Mettere a fuoco le nostre fotografie non sempre è facile e nonostante tutti i recenti progressi tecnologici ogni tanto capita che ci troviamo in situazioni per cui dobbiamo mettere a fuoco manualmente le nostre riprese. Nel corso del video di oggi vi farò vedere un metodo, un'opzione molto efficace che ci permette di andare a mettere a fuoco con maggiore efficacia laddove una volta e senza questa opzione avremmo fatto molta fatica. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e riprese video ormai da tanti anni. Cerco di esplorare un po' tutte le funzioni che ci vengono rese disponibili dalle varie case produttrici perché più funzioni io conosco e più cose riesco a fare. E nel corso di questo video vado proprio a parlarvi di una di queste funzioni, molti la conosceranno già, stiamo parlando del focus peaking. Si tratta di una tecnologia non recentissima perché esiste ormai da diversi anni, però ho notato che di recente sta venendo introdotta su tutte le macchine, anche su quelle più entry level. Ecco quindi che mi è venuto in mente di realizzare per voi questo contenuto in cui andiamo a vedere come funziona, di cosa si tratta e a che cosa può essere utile. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto. Quelli che lo faranno ovviamente andranno ad aumentare la loro probabilità di avere delle fotografie e delle riprese video sempre perfettamente a fuoco. Ora cominciamo col parlare di come si attiva la funzione focus peaking. Quindi noi dobbiamo andare sul nostro menu. A seconda della macchina l'impostazione potrebbe essere in punti diversi. Quindi in questo caso noi dobbiamo andare sul menu numero 6 e qui dobbiamo dirle focus mode manuale, questa è la prima cosa. Dopodiché possiamo andare sul menu numero 7 e qui abbiamo peaking settings. Peaking ovviamente deve essere on, in questo caso il livello è alto perché voglio un output molto evidente di quello che sto facendo. Il colore impostato è il rosso. Andiamo a vedere che cosa succede. Ora stiamo inquadrando un altro obiettivo. Nel momento in cui io vado a muovere il mio anello di messa a fuoco, quindi sto focheggiando manualmente, vedete cosa succede? Ovviamente abbiamo un cambio di fuoco, però abbiamo anche un marcatore, in questo caso rosso, che mi fa vedere dove sto mettendo a fuoco. E quindi io posso con grande precisione capire se sto mettendo a fuoco sul frontale o sul retro del mio soggetto. È una cosa che in certi contesti può tornare molto utile, soprattutto se non riusciamo a vedere bene il nostro soggetto, perché nel caso in cui non fosse ben illuminato e non riuscissimo a vederlo bene, avere un ausilio di questo tipo potrebbe rendere questo tipo di messa a fuoco superiore alla performance che potremmo avere solamente con i nostri occhi. Facciamo un esperimento, vedete che se andiamo a diminuire la luminosità, a questo punto io faccio fatica a capire dove sto mettendo a fuoco, ma questo sistema, vedete, mi aiuta a rendermi conto esattamente di dove si trova il mio punto di messa a fuoco. In questo modo riesco sempre ad avere il controllo su quello che sto facendo. La cosa ulteriormente interessante è che io posso cambiare il colore del peaking, quindi in questo momento è rosso, ma io potrei metterlo anche giallo, per esempio. E andiamo a vedere, vedete che in questo momento il mio peaking è giallo, si vede meglio o peggio di prima? Questo dobbiamo deciderlo noi, dipende dal tipo di scena che stiamo riprendendo. Vi posso dire che un po' di tempo fa mi sono ritrovato a riprendere un... filmare una scena in un contesto industriale e c'erano delle scintille. Ecco, un peaking giallo per delle scintille non è la cosa più adatta perché il colore era esattamente lo stesso. In quel caso ho selezionato il blu e quindi le scintille con il peaking blu riuscivo a vederle molto bene, a metterle a fuoco con efficacia. Si tratta di scegliere il colore migliore a seconda della nostra ripresa. Il colore meno presente sulla nostra scena probabilmente è il più giusto da impostare. Andiamo a vedere anche il blu come si comporta per completezza. Vediamo che nuovamente abbiamo un marcatore blu, in questo caso si vede molto poco su una scena come questa, secondo me giallo e rosso erano meglio, però per nostra fortuna noi possiamo cambiarlo in qualsiasi momento e possiamo andare a scegliere un colore che funzioni meglio per noi. Eccoci di nuovo col rosso, vedete, secondo me giallo e rosso su questa scena funzionano molto bene, ci fanno capire immediatamente se stiamo mettendo a fuoco nella maniera corretta oppure no. Ovviamente quest'opzione a tratti potrà sembrare anche fastidiosa, ma noi possiamo essere sereni perché nel momento in cui andiamo a dirgli autofocus,
il picking scompare da solo, quindi è un'opzione che rimane attiva ma sarà effettiva solamente nel caso in cui passiamo in fuoco manuale. Se rimaniamo in fuoco automatico il picking è attivo ma di fatto è invisibile perché sta mettendo a fuoco la macchina e quindi non è visibile perché non ce n'è bisogno. Bene amici, come avete potuto vedere si tratta di un'opzione secondo me carina, non indispensabile, ce la si faceva lo stesso a mettere a fuoco, però in diverse situazioni questa cosa aiuta parecchio, perché avere un riferimento visivo di dove noi stiamo andando a mettere a fuoco è un qualcosa che ci aiuta visivamente, ci aiuta a essere più efficaci, a perdere meno scene, ci aiuta a capire se la ripresa che stiamo facendo è a fuoco nel punto giusto. Non so se vi capita mai di guardare dei film, io sono appassionato di cinema, mi capita molto spesso di guardare un film e di rendermi conto magari che il fuoco è sbagliato. Esistono delle scene nei film, anche famosi, anche mainstream, dove il fuoco è sbagliato. Adesso devo dire ormai sempre meno, però soprattutto nei film di una volta capitava che si girasse una scena, magari l'attore aveva fatto la performance perfetta, l'interpretazione della vita, ed era fuori fuoco. Magari avevano messo a fuoco 10 centimetri prima e lui risultava lievemente sfocato, e molte volte si accettava di mandarla fuori così lo stesso perché erano finiti i soldi per le riprese, perché non c'era tempo per rifarle, perché non ce ne si accorgeva in fase di montaggio, e quindi molti film escono con delle riprese sfocate. Con un dispositivo come questo, con un'opzione di questo tipo, ci fa vedere dove stiamo mettendo a fuoco, è molto difficile cannare il fuoco, perché se il fuoco è sbagliato lo vediamo subito a display che non stiamo mettendo a fuoco nella maniera corretta, e quindi riusciamo a evitare tutti questi errori, che sono errori di pura distrazione, che sono assolutamente evitabili. Bene amici, detto questo, io come sempre vi chiedo che cosa ne pensate voi, fatemi sapere in un commento se conoscevate questa funzione, se la usate, se la userete, se la vostra macchina ce l'ha oppure no, perché molte macchine ce l'hanno ma qualcuna magari è un pochettino più vecchiotta e non dispone di questa opzione. Fatemelo sapere qui sotto in un commento, vi ricordo che io rispondo alle domande più interessanti con degli shorts verticali, quindi se vi iscrivete adesso poi non andate a perdervi le risposte. È stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.